Cari amici, rieccoci, bentornati. Penultima puntata dedicata a Wow, Io e il mio futuro, questo evento che si terrà appunto nei prossimi giorni in tutte le territoriali del Piemonte, relativamente a tutte le varie Confindustrie piemontesi. Questa sera tratteremo nuovamente questo argomento con Alessandro Scassa. Lui è il presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Assi, ma è anche direttore tecnico dell'azienda di famiglia Fratelli Scassa, che si occupa di costruzioni. Ben Esatto, arrivato Alessandro, grazie, ciao. grazie. Prima di parlare di Wow, mi piacerebbe un attimino capire, insomma, com'è nata Certo. la tua azienda, cosa fate, insomma, nella vita tutti i Sì, beh, giorni, quindi di certo. cosa vi occupate, quali sono, insomma, i vostri obiettivi futuri. Beh, la nostra attività, come hai già detto tu, si occupa di edilizia, è una società nata all'epoca grazie a mio padre nel 1969, poi proseguita da sottoscritto da mio fratello, che è anche il legale rappresentante di questa società. E la nostra società, come dicevo, lavora sia in ambito per conto di clienti privati, sia per enti pubblici, comuni e via dicendo. Per fare questo siamo anche in possesso delle ovvie categorie che bisogna Le avere. Sono certificazioni, delle le SOA. esatto, le certificazioni SOA e nella fattispecie la classifica OG1 e la classifica OG2, che riguarda, detto molto velocemente, diciamo, la costruzione di nuovi edifici, ma anche la riqualificazione diciamo, di beni sottoposti a tutela dei beni architettonici. Ecco, Quindi, la vostra sede si trova proprio ad Assi. ad Asti, Ad esatto, abbiamo il Assi. magazzino diciamo a 1,5 km dal casello Asti Ovest, mentre diciamo, gli uffici, la parte più dove c'è amministrativa e di rappresentanza, è nel cuore di Asti, in via Balbo 45. Bene, quindi proprio insomma nel cuore, ecco. Esatto. Dicevamo prima che sei direttore tecnico, quindi tu segui tutta la parte tecnica, quindi lavori Sì, proprio magari sui cantieri o diciamo che la la nostra progettazione. la realtà, essendo anche comunque non molto grande, cioè Quanti comunque siamo siete? una decina, diciamo, quindi non siamo tantissimi, alla fine poi ci si occupa un po' di tutto, ecco. Quindi sì, seguire i cantieri senz'altro, però diciamo, se diciamo, mio fratello si occupa più della parte diciamo, operativa, magari io faccio anche un po' la parte amministrativa, legata magari perché oltre a lavorare per conto terzi, facciamo anche alcune, diciamo, realizziamo ancora anche qualche intervento nostro che poi magari mettiamo in E vendita, quindi certo, facciamo anche quella parte, certo. diciamo, un po' immobiliare, anche se non sono anni, Non diciamo, sono anni. Sì, non particolarmente. sei ovviamente il primo che me lo dice, perché purtroppo l'edilizia è stato uno dei Certo, settori toccati da questa crisi che è iniziata, cari amici, purtroppo nel 2008. Siamo nel verissimo, 2018, sono passati 10 anni e ci auguriamo di essere alla fine di questo tunnel, perché poi non mi smetterò mai di dirlo, perdonami, ma le piccole e medie imprese rappresentano il tessuto imprenditoriale, proprio rappresentano il 95% del PIL della nostra economia, no? In certo. Italia, a differenza dell'America, sono poche le multinazionali o le imprese grandi, ma viviamo di micro, piccole e medie imprese, commerciali, gli artigiani, che rappresentano la nostra vivacità. E quindi, insomma, ci auguriamo che comunque il nuovo governo Sì. Certo. voglia in qualche modo dare una mano, no? Perché poi alla fine sono quelli che mandano avanti l'Italia, Sì, io lo dico anche perché sempre, poi i no? problemi appunto spesso che ci veniamo, diciamo, incontriamo spesso sono appunto poi quelli magari legati alla burocrazia, legati a queste dinamiche, ecco, quindi Assolutamente. questo è un aspetto sicuramente c'è bisogno di un aiuto, Siccome ecco. però noi siamo ottimisti, no? Nonostante tutte le difficoltà, tu continui ovviamente a lavorare, a Certo, combattere beh, tutto. Cos'è che ti dà maggior soddisfazione nel tuo certo. Beh, la lavoro? soddisfazione maggiore, a mio avviso, è quella che si ha quando poi il cliente è soddisfatto, diciamo, di quello che hai Quindi tu fatto. pensi abbiamo fatto bene, Sì, significa perché che. anche se sembrerà a volte scontato, però nonostante tutto, perché per carità noi per fare un determinato lavoro siamo pagati e quindi è la norma questo, Certo. però non capita spesso che magari qualcuno rilevi che hai fatto un bel lavoro, ecco, E quindi questo fa anche e piacere. quindi quando succede, diciamo, è una cosa che fa Fa piacere, piacere. che più che magari uno specifico lavoro, poi è chiaro che magari ci sono lavori in cui magari uno è un po' più affezionato, E magari beh, ha ma più piacere certo. di realizzare, però ecco, il complimento, la gratificazione che si ha dalla clientela, poi è la cosa più. Fa piacere. Obiettivi per il futuro, Alessandro.
Beh, obiettivi per il Legati futuro, proprio alla tua attività legati alla mia età. imprenditoriale? Beh, sicuramente quella di continuare, perché diciamo che c'è da dire a riguardo della crisi che non sono stati anni facili, quindi No, certo. diciamo che già questo è già un ottimo traguardo, essere ancora in pista, È già diciamo, un buon è già un buon risultato. risultato, ecco. Senz'altro quella di ampliare ovviamente il numero, diciamo, della clientela, magari adesso focalizzando un po' più l'attenzione su quello che magari sono certe iniziative tipo il risparmio energetico, Certo. il costruire in bioedilizia, cioè magari un'attenzione maggiore a questi aspetti Anche che fino a qualche all'ambiente, all'ambiente in generale, all'ambiente. poi diciamo che è attuale, se ne parla, Assolutamente. si vede dalle limitazioni del traffico che sono state fatte in questi giorni e questa ne è una conseguenza, quindi. Si parla anche di ambiente, di giovani, di scuola, di lavoro, di orientamento. Ah, wow, Certo, beh, naturalmente, no? certamente. Ci racconti un po' wow visto dalla prospettiva di Asti. Certo. Beh, innanzitutto è un progetto che nasce con il gruppo giovani di Novara, che poi è stato allargato appunto a tutte le territoriali piemontesi e che noi facciamo già per la terza volta, che realizziamo per la terza volta. È un progetto a cui noi teniamo molto, anche perché, vabbè, una delle attività principali appunto del nostro gruppo è quella di fare orientamento, quindi di dare una mano appunto ai ragazzi a Certo. orientarsi nella scelta post diploma. E questo salone appunto dell'orientamento è un salone che appunto realizzeremo appunto ad Asti. Noi saremo tra l'altro tra i primi che diciamo proporremo questo evento l'8 novembre, anzi l'8 e il 9 novembre. E quest'anno, a differenza degli altri anni, abbiamo deciso di farlo su 2 giornate, in modo da accontentare tutte le quinte delle scuole superiori, e quindi sia gli istituti tecnici che i Quante licei. sono le scuole in totale quest'anno? Tutte le quinte, diciamo che è un bacino di circa 1200 studenti ad Però, Asti, tra Asti e provincia, ovviamente. certo. E proprio per questo motivo gli altri anni, diciamo, focalizzavamo questa cosa sugli istituti tecnici, a discapito dei licei. Invece quest'anno abbiamo deciso di aprire questo evento a tutti e di conseguenza l'abbiamo fatto su 2 mattinate. Su 2 mattinate, certo. Quindi saranno questi studenti che si confronteranno col mondo del lavoro, no? Quindi avranno modo di Esatto, confrontarsi noi con degli imprenditori. sì, noi all'interno, diciamo, del nostro WOW avremo 4 workshop in particolare, e il primo, che è un po' una novità, nel senso che gli altri anni non l'avevamo proposto, è quello dell'incontro con le aziende, appunto. Avremo, diciamo, quindi un imprenditore iscritto all'Unione Industriale di Asti che Certo. salirà sul palco, si presenterà e dirà quali sono le esigenze lavorative di cui necessitano. Ecco, Certo. quindi che è quello che poi alla fine interessa di più ai ragazzi. E poi di lì in avanti ci saranno altri workshop, dal colloquio di lavoro diciamo, a nuove tecnologie, alle start-up. Abbiamo anche 2 ragazzi che ci proporranno la loro start-up. Che meraviglia, lo sai che noi qui a Sfida Vincente, per noi gli Certo. start-up sono all'ordine del No, proprio per dare giorno, una visione sia da un lato, diciamo, per dargli strumenti per no? mettersi sul mercato, ma allo stesso tempo anche, perché no, per diventare imprenditori, perché poi alla fine non è che dobbiamo tutti. Assolutamente, poi si dice che dopo 5 anni una startup diventa un'impresa a tutti gli effetti, Certo. proprio consolidata con la propria struttura. Quindi si scavalla al quinto anno, diciamo che, perché molte invece chiudono prima di arrivare al Certo, quinto anno, perché certo. ce ne sono veramente migliaia di Sì, start-up, però non è semplice, sicuramente è un percorso molto non è difficile. semplice. Ritengo che questo vostro evento possa dare una buona mano a questi giovani, anche per capire un po' meglio come muoversi. Abbiamo Certo. parlato con i tuoi colleghi che ti hanno preceduto nelle Sì. scorse serate, che questi giovani imparano anche proprio come si fa un curriculum, Certo, come si fa un colloquio di lavoro, esatto. perché nessuno te lo insegna, a scuola non te lo Esatto. insegnano, no? È vero, è vero. Infatti anche noi proporremo queste cose perché diciamo che poi certi temi sono un po' comuni a tutti, ecco, il curriculum, Certo. come gestire un colloquio di lavoro, faremo anche una simulazione di colloquio di lavoro, quindi, cioè, Carino. quindi no, è una cosa ormai già collaudata perché abbiamo già fatto appunto in altre edizioni. E poi un'altra interessante parte, diciamo, dei workshop che proporremo quest'anno è anche la parte sulla web reputation e la privacy, perché ormai tutti i ragazzi sono Sono sui sui social e social. quindi è giusto dare una certa attenzione a quello che si pubblica È sui importante. social. Ecco, rispetto alle precedenti edizioni, parlando di quella assigiana, Sì. e quali saranno le differenze di questa In nuova parte edizione? appunto Queste che le ho già abbiamo. accennate, il discorso appunto legato alle aziende, che gli altri anni,
diciamo, diciamo facciamo solo creavamo dei corner informativi, però all'esterno, diciamo, della sala principale. Quindi le aziende venivano dove i ragazzi potevano andare a chiedere informazioni. Però questo forse limitava un po' il contatto con le aziende, perché poi chiaramente i ragazzi un po' stavano in aula, diciamo, sentivano, Certo. se poi uscivano, però magari non c'era questo. Allora quest'anno proprio abbiamo deciso di dare proprio uno spazio agli imprenditori per poter parlare direttamente agli studenti E e certo, quindi creare questo connubio, questa questa sinergia sinergia. vincente, come ci piace dire, Alessandro. Ecco, Esatto. ultima domanda, cosa speri che si portino a casa gli studenti finito questo Beh, evento? sicuramente uscire di lì dicendo oggi ho imparato qualcosa, ho scoperto qualcosa di nuovo, ma che può essere la cosa più semplice come il curriculum, perché magari non l'avevano mai fatto, non gli era mai stato insegnato a farlo, come può essere qualcos'altro. Adesso, ripeto, diciamo che la cosa principale è che, a mio avviso, che non solo i ragazzi capiscono che questa è una cosa importante per loro, ma che siano anche i professori che li devono poi Accompagnare nel accompagnare. percorso Capiscano di che vita, questo, direi. esatto, che questa è una mattinata molto importante per loro, anche perché poi è fatta dal gruppo giovani, lo dice la parola, adesso ormai sono un po' meno giovane magari di Sì, altri, giovane Alessandro, insomma. però diciamo che appunto noi siamo usciti, diciamo, dagli studi da non tanti anni, ecco, quindi ci rendiamo conto delle problematiche che ci sono e quindi cerchiamo appunto di dare una mano loro. Molto bene, direi che siamo giunti alla sfida vincente, alla fine della sfida vincente di questa serata, quindi vi diamo appuntamento l'8-9 di novembre ad Ad Asti per Asti. Wow, assolutamente, quindi non mancate, trovate tutte le info sul sito di Confindustria, immagino di Asti, Sì, giusto? Per chi sulla volesse pagina Facebook partecipare, anche anche sulla pagina Facebook, perché è un dell'Unione. evento veramente molto importante, quindi vi invito a partecipare, è libero, è pubblico, è aperto, Sì. quindi chiunque può arrivare. Alessandro Scassa, ti ringrazio molto per aver partecipato con noi, Presidente Giovani Imprenditori di Asti e imprenditore appunto della Fratelli Scassa Costruzioni. Grazie mille. Grazie cari amici, come sempre anche a voi, torniamo domani con altre entusiasmanti sfide vincenti. Ciao!